Ginò scrisse che i bambini sono come cemento fresco. Qualunque cosa passi su di loro lascia un'impronta. Che impronta può lasciare in un bambino con disabilità non potersi muovere liberamente a scuola o non poter partecipare a una gita scolastica con i suoi compagni? Cosa significa in termini di negazione del diritto alla salute, alla prevenzione e alla protezione dalla violenza di migliaia di donne con disabilità del nostro Paese? La mancanza di accessibilità per una persona con disabilità è di fatto un'apartheid non dichiarata. Già questo basterebbe a richiamare tutte le istituzioni e ciascuno di noi, in quest'Aula e nel Governo, al dovere costituzionale di assicurare la costante crescita del grado di accessibilità di tutti gli ambienti fisici e virtuali del nostro Paese. Nel momento in cui stiamo lavorando al più grande piano di rilancio del Paese dal dopoguerra, possiamo permetterci di rinunciare a un investimento su questo? La sfida dell'accessibilità, dunque, è una sfida di civiltà, di uguaglianza, di crescita economica. Noi vogliamo coglierla con determinazione e con tanta, tanta concretezza.